Ecco il nostro macina caffè della King Grinder. Oggi andremo a vedere il modello K4. Mi è stata fornita anche la versione K1 qualche giorno fa che ho recensito in precedenza. Oggi andremo a vedere quelle che sono le differenze tra questi due modelli. Andremo ad effettuare una macinatura del caffè con il modello nuovo. Non lo faccio con entrambi perché sennò poi il video verrebbe troppo lungo. Vi faccio vedere già dal punto di vista estetico che oltre alla colorazione leggermente diversa, ma è poco notabile, questo è leggermente un po' più chiaro, ma forse in video non si vede. Uno leggermente un po' più alto dell'altro e il meccanismo di regolazione dell'espessore della grana del nostro caffè differisce perché? Perché nella versione K4, a differenza della versione K1, K0 e K2 che sono ugualmente venduti dalla stessa azienda, mentre qui abbiamo K4 e viene venduta anche la K6. Differiscono dal punto di vista della regolazione. Qui l'abbiamo esternamente molto comoda. È veloce andare a regolare lo spessore della nostra grana, mentre in questo caso l'abbiamo all'interno con la manovella di rotazione che ci dà la possibilità appunto di regolare lo spessore. Stavo vedendo poco fa che dal punto di vista del diametro sono perfettamente compatibili, però il colore è leggermente diverso, quindi ad un occhio attento lo si può notare. Non è un problema se li mischiate e li scambiate perché tanto comunque si avvitano lo stesso. La differenza l'abbiamo anche internamente dal punto di vista del macinatore che sostanzialmente ha una differenza leggermente diversa e produce anche ad ogni variazione, ad ogni click, una grana, uno spessore leggermente diverso. In questo caso abbiamo una differenza di 16 micron ogni click, mentre nei modelli K0, K1 e K2 lo spessore, la variazione dei micron che è in grado di effettuare ad ogni click, ad ogni rotazione, sono semplicemente di 18 micron, leggermente un po' di più. Questo vuol dire che per andare appunto macinare il nostro caffè, se noi vogliamo una grana per French press, che sia per espresso, che sia per mocha, dobbiamo un attimino andare a studiare quelle che sono, diciamo, i vari spessori che vanno bene anche per le nostre macchine. Io, ad esempio, ho notato che se imposto una grana pari a 60 click, il mio espresso, la mia macchina da espresso non è in grado di appunto tirar fuori il caffè. Devo andarmi a limitare solo a 50 giri, che corrispondono più o meno, se facciamo un calcolo con la calcolatrice alla mano, facciamo 50 per 16 micron, abbiamo uno spessore di circa 18 micron del caffè. Allora, io direi di lasciare da parte le chiacchiere. Mettiamo il nostro caffè, ho pesato circa 6 grammi e mezzo di caffè, lo deposito all'interno del nostro macinatore. Vado ad impostare quella che è la grana, in questo caso vi faccio vedere diverse macinature. Allora, impostiamo la grana, partiamo da zero innanzitutto. Bisogna partire da zero e questo è molto semplice perché? Perché ci dà la possibilità di vedere quante rotazioni abbiamo fatto, in questo caso non possiamo andare oltre, qui siamo fermi, quindi questo è 0, il grado di partenza, e se andiamo ad effettuare i click, giriamo, in questo caso abbiamo effettuato 10 click, e facciamo un calcolo che 10 click, 16 micron, corrisponde a 160 micron di spessore. Andando avanti, ovviamente arriviamo fino ad un massimo di 60 click, che sono ogni giro, e abbiamo visto che il numeretto 1 qui sotto si è quasi andato a coprire, quindi abbiamo fatto un giro totale. Per impostare una grana da French press, io andrei a fare più o meno due giri, anche due giri e 10 click. Quindi in totale abbiamo detto 60, 60, 120, anzi no, scusate, imposterei 110 click, 110 giri, che corrispondono più o meno a 1800 micron, quasi 1900. Andiamo a chiudere la parte bassa e inizierei con la macinatura. In questo caso è molto semplice macinarlo perché la grana è abbastanza spessa. Una cosa che ho notato, che vi faccio vedere tra poco, è che a differenza dell'altro, quando lo andiamo ad impugnare, a me capita spesso di andarlo ad impugnare in questo modo, capita di erroneamente girare al contrario e quindi spostare il nostro spessore. Quindi cercate di impugnarlo
dove c'è questa gomma che appunto richiama, che ha serigrafato anche il marchio. Impugnatelo in questo modo, così non andrete sicuramente a creare problemi dal punto di vista della macinatura. Ok, abbiamo finito. Andiamo a dare un paio di colpetti e controlliamo la grana del nostro caffè, che in questo caso ora non so se riuscite a vedere, è abbastanza spessa. Dopo aver macinato, a questo punto rimettiamo dentro la grana, perché almeno con 6 grammi di caffè circa riesco a farvi vedere più o meno le differenti tipologie di macinatura. Abbiamo rimesso all'interno il caffè e utilizzo anche il pennellino che ci viene fornito in dotazione, che sarà utile poi per andare a pulire anche il nostro macinacaffè tra una macinatura e l'altra. A questo punto cambiamo spessore e direi di passare alla moka, anzi, bando alle ciance, passiamo direttamente all'espresso. Per l'espresso, come vi dicevo prima, allora riportiamolo, siamo a zero, ok. Vi dicevo di impostare 50 click, perché io ho constatato che la mia macchina d'espresso è in grado di tirare fuori un buon espresso con 50 click, che corrispondono più o meno 800 micron. Quindi io a questo punto andrei ad effettuare le rotazioni e la macinatura. Ecco che abbiamo finito un paio di colpetti, perché potrebbe essere comunque sempre rimasto qualcosa. Ecco, infatti, perfetto. E abbiamo ottenuto una grana fina perfetta per un buon espresso. Io a questo punto accendo la macchina, che l'avevo già preriscaldata. Mettiamo il caffè. Alla pressa, diamo una piccola pressata. Come possiamo vedere, abbiamo una buonissima cremosità. Il caffè è veramente veramente bello da vedere, ma vi posso assicurare che poi dipende anche dalla qualità del caffè che utilizzate. Vi posso assicurare che è anche molto molto buono. A questo punto io direi di passare alle conclusioni. Mi sono trovato veramente bene con questa azienda. Ne sto utilizzando due in questi giorni. Comunque ho recensito sia la versione K1, che ha semplicemente delle limitazioni. Dobbiamo andare a regolare manualmente il nostro spessore, smontando ogni volta il nostro macinino. In questo caso ce l'abbiamo esternamente ed è molto molto più comodo. Però è un po' più complicato smontarlo e andarlo a pulire, mentre in questo caso basta svitare diciamo, la rotellina dalla parte di sotto e smontiamo tutto il macinino e lo riusciamo a pulire molto più velocemente. A questo punto io vi ringrazio, spero che il mio test, la mia recensione, almeno visiva, vi sia stata utile e a presto.